L'ingegner Gianfranco Lopane è candidato per il Consiglio regionale pugliese con la lista Con Emiliano nello schieramento, nella coalizione del governatore uscente. Parliamo di turismo, sappiamo che la Regione Puglia ha un appeal turistico davvero a livello internazionale, come il turismo come volano appunto per l'economia. Lopane, si tratta di continuare su questa strada. Sì, la Regione Puglia ha un brand già identificato e per il secondo anno la regione più ambita, più desiderata come meta turistica a livello internazionale. I riconoscimenti che ci arrivano anche da riviste importanti come National Geographic sono assolutamente un attestato di stima. Le nostre coste sono quelle più balneabili, le nostre bandiere blu sono quelle più ricercate. Tutto questo rientra in una strategia, quella che abbiamo chiamato Puglia 365, all'interno della quale noi vogliamo raccontare una terra ancora da scoprire, non soltanto il Salento, non soltanto il Gargano, non soltanto la Valle d'Itria. Credo che nel prossimo futuro la provincia di Taranto dovrà cominciare a parlare di Taranto e della terra delle Gravine, come un posto ancora da scoprire, come un posto assolutamente in linea con quella che è la strategia regionale, che parla di turismo esperienziale. Potremo sviluppare ulteriori progetti che riguardano i laboratori di ceramica fra la Terza e Grottaglie, potremo parlare di enogastronomia, potremo parlare di pesca turismo, potremo mettere in rete i vari attrattori culturali, la rete dei castelli che va da Ginosa a Taranto alla Terza a Palagianello. Ci sono una serie di potenzialità che devono essere messe in rete, devono far parte, devono essere una colonna importante e singolare di questa strategia 365 che punta a far diventare ancora più grande la Regione Puglia e a farla diventare ancora meta più ambita nel prossimo futuro.